Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Let's Play di Assassin's Creed Valhalla. Sigurd, il senza braccio, si è incazzato nero e se ne va sempre qua e ci guarda, incazzato ancora più nero. Però il braccio lui si è consegnato a Falke da solo. Allora, piano per oggi. Oggi facciamo una puntata corta, andiamo a fare il crociato qua, andiamo a fare questo mistero che sta qua sotto. E poi continuiamo un po' la quest principale, dai. Piano veloce, puntata corta, ragazzi, oggi. Così. Vediamo un attimo. Qua abbiamo preso tutto nella torre. Mettiamo il segnalibro e ci sta anche il crociato. Proprio per attraversare il coso qua, secondo me dobbiamo. Qua come scendiamo giù? Se lo potevano mettere un pagliaio. Ah no, 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 aspettate ragazzi. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, al massimo moriamo, però questo lo facciamo per la scienza. Chiamiamo il nostro cavallo alato che è bruttissimo, però vediamo se serve a qualche cosa. Vai cavallo, salta! Non salta. Forse dobbiamo prendere un po' di rincorso per farlo saltare. Vai! Da qua no. Forse se sa che muore non ci salta. No, no, salta, salta, salta. Ragazzi, questo cavallo è molto utile. Ma come avete potuto notare, ci ha fatto risparmiare un sacco di tempo. Qua che è successo? Questo è È morto. stato schiacciato. Una fine sfortunata. È morto sul colpo. Gli hanno buttato la pietra da sopra. Alla mia amata moglie, so di aver messo a dura prova la tua pazienza più e più volte. Non posso che biasimarti, la colpa è mia soltanto. Quando eravamo giovani, fui io a chiederti di sposarmi. Ciò che dicendo mi sono smarrito, la via di vizio è più facile da percorrere, ma ora mi è tutto chiaro, senza acqua né fumi. Grazie per tutto ciò che hai fatto, per la tua generosità, il tuo calore e per aver badato il nostro banco a Picheringa. Buon anniversario, spero che apprezzerai questo dono. Anello del pescatore. Dopo che ha spinto giù la roccia, C'è uno là sopra. A Picheringa dobbiamo andare, ragazzi. Ma ce l'ha data la lettera? Rileggiamo. Aspetta. Ma questo bicchierino, mo, dove si trova? Allora, vediamo un attimo l'inventario, se ci ha dato qualche cosa oltre al bracciale. Collezionabili no, beni di scambio no, oggetto delle missioni. Un dono destinato alla moglie di un pescatore a Picheringa. Picheringa sta qua, e ora andiamo un attimo a consegnare, dai. La moglie di un pescatore a Picheringa. Che mistero strano, questa è la prima volta che ci capita. Era mio fratello. Era tuo fratello.
Ma come saliamo sopra? Questa sarà una brutta regione, ragazzi. Già lo vedo. Ah, boh, che la regione è grossa. Ci sono un sacco di lupi. Mo' dobbiamo trovare la moglie del pescatore a Picheninga. Quindi ci deve essere uno che vuole parlare con noi. I lupi ancora ci vengono appresso, no? Allora, questa qua potrebbe essere la cabana della moglie del pescatore. Ma qua non vedo nessuno. Ma a meno che non è quella di quell'altro, perché anche qui dentro c'è un mistero che adesso facciamo naturalmente. E c'è anche uno che gioca a dadi. Quello, i dati pure li facciamo. Sono due. Ah, questa è la moglie. Questa è la moglie, questa è Per me sarà un grande onore la moglie. combattere qui. No, Lui questa. deciderà per me la prossima volta. Allora, qua dentro chissà perché è chiuso. L'altro lato deve essere sbarrato. E là, perché ci sta quello? Oh, questo era uno dell'ordine. Riposa, intendente. E chi è questo? Paura. Ah, questo è l'intendente Derby. Ora sarò giudicato dal Witan degli Dèi. Uno Alla Helheim. sconosciuto che non Anche abbiamo mai laggiù visto. servirà un intendente. Adesso sappiamo anche chi è la morsa, mi sembra. No, questa è la morsa. Che era l'intendente Derby. Ah, la morsa, quindi. Perfetto, questo era uno dei capi dell'ordine che però non aveva nessun coso. Ragazzi, ci sono solamente due crociati qua, abbiamo finito pure i crociati. Questo qua dove sta? All'incrociare, pure questo. La falce sta nell'essexe e questo qua sta nell'ultimo coso. E quindi troviamo anche questi due. Vabbè, questo qua è il re sicuramente, ragazzi. Andiamo avanti. Una per armatura. Aspettate un secondo, questo ci ha dato pure un altro coso del. Un altro indizio. E chissà qual era l'indizio che ci ha dato. Vabbè, forse ce l'abbiamo letto. Poi c'è il problema che questa casa qua non sapevamo come entrare, però non sappiamo perché ci dobbiamo entrare. Poi dobbiamo trovare il pescatore. No, si entra da qua. Oh, anche se non si rompe, come mai? Oh, yeah. Una domanda è, ma perché dobbiamo entrare qua dentro? La risposta è che non lo sappiamo, però se c'è una porta chiusa un motivo ci sarà. E qua ci dovrebbe essere un sacco di persone che giocano a dadi qui. Secondo me qua bisogna andare avanti un po' con la storia, ragazzi. Quindi,
Andiamo avanti un minimo. Scusa, vediamo un attimo anche Picheringa. C'è il dado, c'è questo qua. Cerchiamo la moglie del Non pescatore. so vendere del pesce vecchio di giorni. E ora dov'è tuo marito? È Eccola qua. tornato a pescare? Sei la moglie dell'uomo che pesca sotto la scogliera? Sì, mio marito pesca lì e io tengo il banco. Vuoi comprare del buon pesce fresco? Ho trovato tuo marito. E dov'è quello stupido? Dorme ubriaco? Fugge dai creditori? Perlomeno lo È conosce bene il morto. marito. Dei banditi lo hanno schiacciato con un masso per derubarlo. Perché? Povero caro, non mi hai lasciato niente. Ecco, tieni quest'anello. L'ho trovato sul suo corpo. È giusto che lo abbia tu. Era di sua madre. Quello stolto, quel dolce, amorevole stolto. Grazie, straniera. Almeno a questo. Sposati, dicevano. Il matrimonio mi ha messo una Perfetto. povera vedova con un banco senza pesci. Lo stolto romantico. Tua perdita, Poi canzoniamo con ah, questo. guardati, grande e grossa. Come ti chiami? Eivor, del clan del Corvo. Eivor, del clan del Corvo? Vieni, avvicinati. Dimmi, ti piace bere? Quanto respirare? E ti piace canzonare? Molto. Ascolta dunque, a nessuno qui importa se tu sai pensare, ma sarai ammirata se sai tracannare. Se Pensare e sei sobria, tracannare. va via, non mi piaci già più. Dammi una bitta. Dammi una birra, la butterò giù. Così si fa. Ora fa la tua scommessa. Chi canzona non paga la birra. Compirò un Puntata alta. giro con la mia vincita, che ne dici? Ah, così si fa! Sei pronta? Facciamo un altro giro prima di iniziare. Porta bene. Salute. Sei una piaga, un orrido aborto. Ci sfotte parecchio. E Babbo. tu hai un viso degno di un morto. Bene, bene, bene! Sì! Bevi Era ancora! l'unico che faceva rima. Penso che ora diventa molto più Sì, difficile. ora un altro verso. Sei brutta, oscena, sento il fiato mancare. Non posso guardarti, mi fa questa qui è. Non posso guardarti! Mi fai vomitare! Sei forte, la persona più in gamba che conosca. E tu non sei male. Un altro giro. Il trionfo s'appresta, ti sconfiggerò. Il trionfo, così. Ah, perciò erano semplici quelle Mai altre. sentito nessuno canzonare in modo così incredibile. Sei un vero portento. Lo stesso vale per te, amica mia. Un brindisi a Eivor, che forgia rime come nessuno in tutta l'Inghilterra. Abbiamo aumentato anche il carisma. Siamo arrivati a 5, no? Non penso, ce ne serve ancora un altro. Ma siamo arrivati a 5! Perfetto. Ma mi sa che adesso. Ah no, però secondo me non si canzona più. Purtroppo. Allora, ora dobbiamo andare a giocare a dadi. Questo. Anzi, andiamo a fare prima questo, poi facciamo dati e poi andiamo qua. Quindi abbiamo 66 che non bisogna saltare. Speriamo che non sta in quella casa, però è strano che quella casa sta giù. Vediamo se da qua si scende. Si scende da questa chiesa?
Qua c'è il carretto, qua c'è la casa. Si scende? Ragazzi, qua ci sono quei carretti, bisogna Sempre qui. sempre salire. Perché qua ci sono dei crede? Ah, questo è morto. Stiamo morendo pure noi. Scusa, ah, eccolo qua il tesoro. Oh, ma stavo morendo pure noi, ragazzi, non me ne ero proprio accorto. Stavo pure dicendo. Quello non è un opale. Ma boh, saliamo da qua. Razione del corrotto. Perfetto. Poi ce ne sta una là sopra. Scusa, sta sopra da dentro o sopra da fuori? Secondo me da dentro, dai. Allora, andiamo da qua. Ok. Perfetto, adesso andiamo a giocare a dadi. Però dove sta? Questa è una città dove un sacco di gente gioca a dadi. Andiamo a vedere se ci sta qualcosa. Questo sarà forte, forse. Siediti con me e giochiamo. C'è pure un opale. Qua c'è un sacco di roba. Non c'è nessun motivo particolare per cui sono entrato dentro, però. Io l'unica cosa che là c'è qualcosa dentro a questa casa. Bloccata. Devo andare dall'altra parte. Facciamo un altro giro, eh. Questo perché non si. Queste finestre sono tutte chiuse. Chiusa, chiusa. È tutto chiuso, ragazzi, qua. Vediamo un attimo il piano di sopra. Qua è tutto chiuso. Sicuramente. Da qua è tutto chiuso, sicuramente. E da qua. Ok, voglio vedere un attimo una cosa. Allora, innanzitutto prendiamo un attimo questo, perché così ci rendiamo anche conto, secondo me. È possibile che si deve tirare una freccia dall'alto, no? Però qua si va da giù. E come si va giù? Ispeziona l'area, Sinin. Non penso che c'è un passaggio qua dentro. Non c'è un passaggio qua dentro. Quindi o c'è un... Vai, Sinin. Ci deve essere una galleria, sicuramente. Che forse porta anche da qua.
No, ragazzi, non c'è nessuna galleria. Secondo me si passa da... o da qua, da dentro la cascata. Dentro la cascata, pensavo che ci fosse però qualcosa che comunicava con la casa qua, invece non c'è niente la casa. E questo che è? Però c'è un sacco di gente morta, ragazzi, così qua. C'è qualcosa che non va. Il problema grosso è che in questa casa c'è solamente qualcosa bianco che avete visto. Però qua non c'è nessun modo per entrare. E là non penso che si rompe niente. Vediamo un attimo. No, questo è legno massiccio, non si rompe, ragazzi. Vediamo qua. E qua manco si rompe. No, non c'è niente, ragazzi. Andiamo a giocare a dadi, dai. E qua dentro si andrà sicuramente con una quest. Ehi, ti andrebbe una... Ah, Orlog. Conosco questo gioco. Dai, siediti. I dadi non rotolano da soli. Va bene, giochiamo. Sono piuttosto bravo. Non dire che non lo sapevi. Vediamo. Allora, ragazzi, abbiamo questo qui e bandire un dado. Questo qui che riduce il livello di un favore divino e questo che infligge i danni. Iniziamo la partita. Sempre testa. Mo' speriamo che non... Non c'ho più dadi. Perfetto, ci siamo presi tutti, quasi tutti i suoi cosi. E ci prendiamo un danno però. Molto bene. Che schifezza. Allora, se facciamo 8, 8, 16. Oh, allora, vedete lì, ogni danno, se spendiamo 4 facciamo 2 danni, se spendiamo, quindi sono 2 favori divini per danno.
Ne spendiamo 12, facciamo 8 danni, quindi un favore divino e mezzo per danno, quindi conviene fare sempre 12. Quindi saltiamo. L'unico problema è che adesso prende un sacco di favori divini. E ci prendiamo pure 2 danni. Un danno a testa, un danno a testa, perfetto. Una schifezza di mano ci è uscita. Guarda là, guarda. Questo così parliamo pure con là. Ma guarda là, guarda. Allora, fate il favore divino. Questo ce li facciamo fuori tutti e due. Però comunque ne tiene un sacco, ragazzi. Maledizione, vacci piano. Ok. Adesso ce li facciamo gli 8 danni. Questa vittoria sarà mia. Sei davvero abile, sai? Uno, due, tre. E quattro. No, non così. Abbiamo vinto. Oh, facciamoci 5 danni, cura 2 saluti. Sto diventando brava. Ma come? Cosa? No, ancora. Ragazzo, ragazzo. Magari un'altra volta. Saggezza di Mimir. E Picheringa l'abbiamo più o meno completata, non sappiamo ancora se ci dobbiamo tornare, però. Passiamo un attimo dal vendor che compriamo il titanio. Una città un po' anonima. Ah, è un piacere vederti. Vieni a dare un'occhiata. Contiene Ok. solo i migliori ingredienti. Non avresti potuto scegliere di meglio. Vendiamo tutti gli oggettini. Posso dire che era roba tua? Ma Ok. davvero non c'è altro? Ora devo andare. 324 argento. Vabbè. E adesso non ci rimane altro che andare dal vichingo. Qua è inutile che ci andiamo. Tutta questa parte qua. Poi siamo andati già. Possibile che non ce ne sia, ma sembra qualcosa ci sarà. Però chiamiamo il nostro super cavallo. E ci facciamo portare. Stiamo andando bene, giusto? Sì, e poi giriamo a sinistra. In realtà possiamo direttamente girare a sinistra con il nostro super cavallo saltante. Vediamo se qua ci sono pesci. Non c'è manco un pesce. Questi sono amici. Dovremmo trovare una strada. Ok,
Scusa, ma com'è possibile che non abbia incrociato la strada? Eccola qua. Non è questa la strada che dovevamo incrociare. L'abbiamo superata. Vabbè. E ci porta al ponte. Andiamo. Già mi serve. C'è un altro lupo, ragazzi. Ancora un altro lupo. Ma in questo posto ci sono un sacco di lupi. Là ce ne sta ancora un altro. Guardate là. Ma proprio pieno di lupi. Ma chissà come mai. È strano. Tra l'altro qua non c'era pure un animale leggendario. Dopo vediamo sulla mappa. Mi sa che oggi la storia non andiamo avanti. Salviamo per precauzione, sì, perché ci stanno i lupi. Creiamo un nuovo salvataggio. Dove sta questo? Ma perché sta sopra il cavallo? Ci ha avvelenato. Ma basta però. Calpestiamolo. Secondo me se ne ci facciamo due, l'abbiamo ucciso. Stallino. E così ci rimane solamente un ultimo crociato. Gran dolore. Addio, i troll attendono. Perfetto, ragazzi. E anche questo qui l'abbiamo fatto. Vive tra le mine, le foreste resta immobile, per ora finché gli uccellini non vengono a distrarlo. Allora ricattura e li sbrana. Come sbrana gli uccellini, questo qua. E questo sarà sicuramente nel Lincolnshire, l'ultimo accolito. C'è un medaglione dell'ordine. Quindi ce ne serve ancora uno. Questo qui l'abbiamo fatto. Poi se non mi sbaglio, ragazzi. Qua già ci siamo andati. Non abbiamo fatto niente, ma non ci stava. Questo ci manca questo perché ci mancano ancora due chiavi, perciò non abbiamo preso questo lingotto. Qua, secondo me, ci sta un animale leggendario. Però andiamo a fare questo mistero perché, anzi, facciamo così, ragazzi, adesso facciamo questa, ci giriamo tutta questa parte qua. Perché non si arriva facilmente. E secondo me qua ci sta pure un animale leggendario. Per forza.
Questo tra l'altro dovrebbe darci pure pelliccia di volpe normale. Non ce ne l'ha. Forse la volpe artica è bianca. Questo sicuramente sarà un animale leggendario, ragazzi. No, 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 sicuramente. Però secondo me per adesso è la nostra migliore scommessa. Sono le pietre. Ah no, ecco, questo è quello lì che bisogna allineare i simboli. Ma che simboli Ecco sono? che trovo altre tracce dei Nephilim. Per editto del re, innalzo la mia preghiera a Brandano loro di perché questa Clonfert. luce sia riconosciuta sacra. Queste iscrizioni luminose sono i segni divini di colui che mi parla. Con dedizione io cerco l'unione delle sue sacre creazioni. Aita, Giunone, Minerva, questi nomi nella mia testa. Sono i Nephilim che egli mi rivela? E qual era lo scopo delle pietre? Sì, la mia guida, signore. Amen. Oh, e questo è difficile. Oh, no, 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 è difficile lì. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Ci dobbiamo abbassare. Ah, sicuramente è questo. L'unica cosa che non si trova è quello di sopra, tipo. Perché dobbiamo spaccare cose di ghiaccio. Eccolo qua. Quali strane forze sono all'opera? Perfetto. E anche questo qui lo abbiamo completato. Ma direi di andiamo qua. Andiamo verso uno e poi andiamo verso qua. E poi andiamo a fare questi. Quindi dobbiamo andare verso uno. Giusto per vedere se c'è qualcosa. Secondo me non c'è niente in questa regione, ragazzi. Dopotutto nei posti innevati c'è sempre poca densità di popolazione. Cioè, perché è difficile, cioè che fai qua? Che non puoi manco coltivare niente. Quindi non è che dici, vabbè. Ma alla fine sulle montagne stanno leggermente inguaiati. Sicuramente il posto è ben difeso. Andiamo un po' più da questa parte, giusto per essere assolutamente certi. Però questo è completamente vuoto. Ci sono i lupi. Questo paesaggio, questo scorcio è molto bello. Però è assolutamente inutile. Quindi adesso andiamo verso 2.
Povere volpi, non ci attaccano nemmeno. Vai. Non c'è assolutamente nulla, ragazzi, qua. Vediamo. Manco un forziere che dice ma manco per andarla a prendere. Allora, potremmo andare qua, ma non ci andiamo. Andiamo al valico del viandante e poi andiamo qua. Passiamo naturalmente per questo fiume per vedere se ci sono pesci. Assoluto, questo pesce pesca. Perché si pesca questo? Non c'è manco un pesce qua dentro. Forse ce lo dovremmo dire. Questa regione è grande, però come avete visto è proprio vuota. E qua ci stanno i cosi sotto. Chissà se questa è un posto amichevole, Meglio non attirare l'attenzione. non è amichevole. Quello sta sottoterra e quello sta a 30 metri da quella parte. Guarda la quanti ce ne stanno però. Ma ce ne sono proprio tantissimi. C'è anche questo arciere che dobbiamo fare fuori. C'è un altro arciere che dobbiamo fare fuori. Ci sono un sacco di arcieri. Gli abbiamo tagliato pure i bracci a quell'altro. Ok, ci dovremmo essere. Una pattuglia da 4. Però questo qua nessuno tiene una ricchezza. Andiamo a vedere. Più un lupo. Perché si è buggato il gioco? Troppo rabbioso. Quello si sta curando, mi sa. Perfetto, anche la pattuglia è stata. Abbiamo fatto. Ah, qua c'è un libro del sapere più un lingotto. Perfetto, perfetto. Solo che il lingotto sta qua dentro, che forse riusciamo. Deve essere bloccata dall'altra parte. Già la miseria. Potremmo entrare da là dentro, però.
Vediamo un attimo, perché dalla dentro no, non sono tanto convinto che si riesca a entrare. Da qua è meglio. Ma bisogna vedere pure se da qua si riesce. L'anfora. E dove la troviamo l'anfora qua dentro? Eccola qua. Perfetto. E adesso il libro del sapere, ragazzi. Chi è rivenuto? Ma questi da dove è uscito? Questa cerchiamo una chiave per ogni forziere? No. Però quelle cercavano una chiave per ogni forziere. Allora, la chiave sta qua sopra. C'è pure un opale. L'ho preso. No. Mi ho preso la chiave. Ah, dopo potremmo andare a fare pure quelli laggiù, sì. Giusto. Qua sta il libro del sapere. Potenziamento abilità del calcio, che non lo usiamo. Ah no, dobbiamo scendere giù perché ci sta anche un tesoro. Ok, come non detto. Assassiniamo? Non ho capito niente, però. Un posto. Non abbiamo nemmeno il potenziamento banchetto, ragazzi. Allora dobbiamo andare a prendere questo forziere. Le frecce. E poi vediamo se ci sono qua, che pesci ci stanno. Ci sta qualche pesce là. Però qua quello è un pesce medio, non è grande. Chissà perché invece da questa parte
Questo lo dobbiamo provare, ragazzi. Dove sta? Prova a prendere. È medio, è un salmone. Oh, un salmone. Quello, no, no, quello è grande, ragazzi. Quello è grande. No, è scappato. È scappato da quella parte sicuramente. Sono ancora qua. E dove sta? Si è buggato. Trota piccola, ragazzi, le trote pure ci servivano, vi ricordate? Questi sono salmoni, questo è un salmone quello che sta venendo verso di qua. Ma adesso non ci viene più. No. Ci serve. Ah. L'acqua è alta, ragazzi. Pure qua l'acqua è alta. Ci vorrebbe un posto come questo, però con l'acqua bassa. Oppure se tiriamo una freccia là, vediamo se viene qua, perché... Manco uno l'abbiamo preso. E manco uno ne è venuto da qua. Quello è grosso. Ah, oh, non l'abbiamo ucciso. Vediamo. Da qua ci sono. Qua l'acqua non è tanto profonda. Queste sono trote. Qua ce ne sono un sacco, ragazzi. No, non scendere giù. Non le riusciamo a prendere agevolmente. Però qua dove era bassa l'acqua, se tiriamo una freccia lì, niente. Ci vuole un posto migliore. Allora, qua non ci sta, abbiamo detto. Là c'è il porto, quindi siamo a posto. Andiamo a fare quest'altro mistero qua, da quest'altra parte. Chiamiamo il cavallo e ci andiamo col cavallo. Abbiamo preso tre trote. Lascia un acquedotto.
Un mistero sta sopra. Un drengru. Allora, vediamo un attimo qua come siamo messi. Se ci sono anche degli altri tesori. No, dopo andiamo a prendere questo. E qua c'è una mappa del tesoro. Questo qua li andiamo a fare. Salviamo. Le mie armi sono pronte e lucidate, se desideri danzare. Salute, guerriero. È la tua tenuta? Sì, sono Gotafrid Vestelinda. Gotafrid Vestelinda. Una grande armata pagana, guerriero scelto di Ragnar Lothbrok. Cerco uno scontro immacolato e onorevole in giorni sempre più vecchi e sporchi. Vorrei un certo decoro anche nella mia morte. Il tuo candore è notevole. I miei indumenti sono impeccabili, ben puliti e curati. Ragnar mi ha insegnato il decoro nel tempo trascorso insieme. Una coscienza pulita, un giuramento puro e una lealtà immacolata valgono ben più di qualsiasi armatura splendente. Un pensiero potente. Ora vorresti soddisfarmi? Una battaglia pulita e onorevole è tutto ciò che chiedo. Allora, ora facciamo lo scontro. Però questo, come premo qui, inizia lo scontro. Dovrebbe fare almeno in modo che ci portano su una specie di ring. Che Odino assista alla nostra danza. Combattiamo. Prepara le tue vesti per un ultimo bagno di rosso. Volete vedere? Guarda, subito! È in condizioni perfette. Ma che tiene due scudi questo? È il cibo per corvi. Un colpo pulito. Quale preciso? Le mie armi sono fantastiche. Ricorrerò a una lama più autentica, più pura. Ah, cambiava arma. Thor, dammi la forza. Adesso va con le due asce. Che va a prendere? Ha preso la lancia. Adesso vedrai. Ah, è morto. Il mio sangue scorre e risplende. Ti ringrazio per quest'ultima danza di ferro sfavillante e colpi impeccabili. Che tu possa risplendere nella vittoria. Addio, onorevole Drengr. Confermo uccisione. Vabbè, questi che vogliono morire. E non c'è nemmeno niente qui. Runa per blocco a distanza, due razioni. Scusate. Allora, andiamo a prendere la mappa del tesoro del Eurvikshire. Togliamo gli altri segnalibri, se no ci confondiamo come al solito. Su, perché teniamo un segnalibro su un mistero? Forse non è un segnalibro su un mistero. Abbiamo fatto due trote. Perfetto. Allora, quello là sta giù e quello là sta su.
prendiamo prima il libro. Allora, abbiamo detto il libro sta su e la mappa del tesoro sta. Il libro sta giù, la mappa del tesoro sta su. Non vorrei. Mostrami. Non vorrei che la mappa del tesoro ci porta al libro. Allora, qua andiamo al libro. Sicuramente. Non penso che ci sia una bestia leggendaria, perché per esserci una bestia leggendaria ci vorrebbe. Ah no. Trova la chiave per aprire la porta. Corvo non disponibile. E quindi ci vuole una chiave qui. Che sta là dentro. Quindi c'è anche un'altra. Fermi. Cosa vedi, vecchia amica? C'è anche un'altra entrata dall'altra parte, sicuramente. E la mappa del tesoro sta là sopra. Facciamo prima la mappa del tesoro, ragazzi. A meno che non troviamo subito la cosa qua, ma non penso. Ragazzi, buongiorno e benvenuti a un'altra puntata del tutorial di Assassin's Creed Valhalla. Oggi siamo alle prese con la mappa del tesoro del Eurvikshire, che si trova esattamente alle rovine di Petuaria, nella Northumbria, qui un po' a sud-est di Jorvik, più o meno, oppure a nord-ovest di Wyke. Prendiamo la mappa e vediamo cosa ci dice. Allora, c'è l'acquedotto che abbiamo passato prima, ci sono i resti romani, siamo andati prima, e sta esattamente dove si trova il Drengr che dovrete affrontare all'interno della piscina. Adesso andiamo lì e vi faccio vedere. Ci vediamo tra un secondo. Perfetto ragazzi, questo qua abbiamo, questo ci è andato proprio di lusso. Ma dobbiamo vedere come si trova. Ci deve essere un'altra entrata per quel coso. Eccola là. Come ci arrivo? Ok, qua ci vuole l'anfora per uscire, là sta la chiave. E qua pure ci vuole l'anfora, ragazzi. Però questo si scende giù. Questo non si sale su. Ok, qui si sale. E là c'è un'anfora. Questo è forza apertura. Qua pure ci vuole una chiave. Mamma mia, questo è complicato il fatto. No! No! Quello è cuoio nuovo!
Abbiamo distrutto pure tutte le anfore. Però qua ci sta un'anfora che raccogliamo. E sicuramente dobbiamo andare dall'altra parte. Ecco qua, qua ce ne sta uno. Perfetto. Poi portiamoci anche un'altra anfora che sicuramente ci serve. Perché da qua non si va da nessuna parte, ragazzi. Prendiamo questo. Questo ci serve sicuramente perlomeno un'altra anfora. Qua è dove stavamo prima, che c'era una delle due anfore, vedete? E qua si scende da quest'altra parte, che qui dentro c'è un'altra porta da distruggere. Ciao Jackie, buon Natale, buon Natale passato anche a te. Ieri sera sono passato anche dal tuo canale, ah, non ci ho sbagliato. Ho visto che stavi impegnato. Ho visto Dauntless, mi sembrava carino. Dove stavano lì? Allora, vediamo se riusciamo. Ho visto. Allora, come dobbiamo fare? Perché questo qui se... forse di lì? Vediamo se salta qui. Perfetto. Ok, ma si deve spostare pure qualcosa. Ma sembra molto bello, sembra molto bello. Allora, muoviamo questo. Perfetto. Torcia, così bruciamo il Sembra una veleno. trappola. È una trappola. Che palle, ci siamo incendiati. Allora, questo qua è il libro del sapere, però mo, quello che non capisco è questa qua. No, questo lo capisco bene. Abbiamo aperto questa porta, però qua ci sta sempre la chiave. Ah, ecco. Come hai fatto a mettere l'hosting automatico? Te lo metto anche io. Allora, vediamo un attimo qui come bisogna fare, ragazzi, perché questo qua, questa è la chiave del coso di Jorvik, sicuramente. Allora, vediamo un'altra volta qui se ci sta qualche Ren, cosa. c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Allora, qui vediamo, vediamo su. No. E qui si va da qua. Quindi non è. Questa porta qua, se ci andiamo da quella, perché trova la chiave per aprire la porta. Qua dietro c'è una chiave. Allora, vediamo un attimo. Questa è la porta che dobbiamo passare. La chiave sta là sopra. E come ci dobbiamo entrare per quella? Là sopra non c'è niente. Là sopra non c'è niente. Da sotto non si passa. E quella porta non si apre. Quello sta qua sopra, ragazzi, la chiave. E da quest'altra parte, poi vediamo. E da quest'altra parte c'è questo coso qui.
Questo per esempio è un problema perché questo posto qui è complicato e sicuramente c'è una chiave dall'altra parte. Però il problema è che per fare la guida qua è difficile perché giro un sacco di volte e non so come devo fare. Vabbè, poi ci pensiamo. Allora, qua ci vuole una chiave per aprire la porta. È una chiave sta dietro qua, però questa cosa qua non si apre. E poi sappiamo che Devo fare attenzione qui. non c'è il veleno qua. La mappa che cosa ci dice? La mappa. Ragazzi, qua il problema è che c'è la chiave, la dobbiamo fare assolutamente. La mappa ci dice che questa qua. Però aspetta un secondo. Questa in questa stanza. Come ci si entra? Cioè, è proprio impossibile entrare in questa stanza. E poi là c'è una coppa. Non ti trovo in monitor. Questo è strano però. Allora, segniamoci rovine di Petruvaria. Ma non te lo trova mai. Perché Allora ragazzi, quella chiave lì la veniamo a vedere nella prossima puntata. Concludiamo un attimo la mappa del tesoro, che è sicuramente questo perché ci stava l'acquedotto da qualche parte. Che non mi ricordo dove stava. Comunque siamo passati attraverso l'acquedotto prima. E poi questa è la villa romana e sicuramente lì sta il tesoro. Guarda, già che adesso vado un attimo, devo andare a mangiare. Però oggi pomeriggio sicuramente se ci sei ti posso dare una mano. Volevo farne solamente un attimo, prendere questo tesoro. Innanzitutto vedere se sta qua. Però io invece no, non facevo cattura schermo, facevo game capture. Perché è molto più performante, cattura schermo va molto più lento. Però game capture, per esempio, Nier Automata non funzionava. Allora, secondo i nostri calcoli, il tesoro dovrebbe stare esattamente qui. E invece non ci sta. Allora, questa qui è la villa. L'acquedotto sta qua. Rivediamo la mappa. Sembrava troppo semplice. Allora, quindi l'acquedotto sta qua. Qua ci sta l'isoletta col ponte e qua ci sta la villa. E qua ci sta la casa con i due cosi e qua ci stanno i quattro pilastri. Qua ci sta l'isoletta, qua ci sta l'acquedotto, qua ci sta la casa con la villa.
E ci sono pure i Sì. quattro pilastri. Come mai non troviamo il tesoro? E prima non l'abbiamo preso, sicuro. E il tesoro con la vista dell'aquila non si vede. Ragazzi, questo si è buggato il gioco sicuramente, perché prima siamo passati, dobbiamo far ricaricare. Noi ci vediamo nella prossima puntata e vi faccio vedere che il tesoro esce qua dentro. Ciao!